Allora, un'altra intervista scaramantica perché sei in semifinale, Lorenzo, hai battuto anche Groil. Com'è andata la partita oggi? Bene, devo dire la verità, mi sono sentito molto bene, con tutti i dolori non ho sentito niente, sinceramente, grazie a tutto il lavoro dei fisioterapisti sul braccio. Ho iniziato veramente bene, solido, mi sono sentito molto bene col servizio, col diritto. Il primo set ho fatto una percentuale molto alta. Lui, secondo me, è partito molto nervoso perché ha fatto un break iniziale al primo set, veramente stupido, con tre errori gratuiti. E poi ho mantenuto il mio servizio fino a chiudere 6-3. Il secondo set ha avuto un calo, secondo me anche emotivo un po', perché mi girava la testa, stavo 40-0 sopra, mi ha fatto il break. E poi sul 5-3, sul 5-2 ho salvato una palla a set per lui con un buon servizio, ho riuscito a aggrapparmi al set veramente come ho potuto. Sul 5-3 ho lottato più non posso e l'ho breccato con due diritti vincenti alla fine. Poi il tiebreak è tutta un'altra storia, come sempre, a lottare, corsa, passa, quello che sia. Adesso c'è Thiem, non ci hai mai giocato contro, un avversario molto molto ostico. Sì, giovane, c'ha 20 anni, mi sembra un bravissimo giocatore, viene da vincere un torneo, ha battuto gente molto forte, è un terraiolo, come me forse. Sarà dai una bellissima partita, spero, vabbè, di divertirmi, quello che sia, di lottare, niente, di far divertire il pubblico, che sia una bella partita, quella è la cosa più importante, sentirsi bene in campo e niente, cercherò di questa semifinale di viverla al meglio, se vinco benissimo in finale, se no si perde, si cerca di fare il meglio che si può. Allora, speriamo di ritrovarci domani sempre qua a parlare di una tua finale. Beh, In bocca al lupo. magari, grazie mille, un saluto a tutti quanti.